ministro del lavoro, Giuliano Poletti, ci è cascato ancora. Ieri è arrivata un'altra frase politicamente scorretta sui giovani. Il rapporto di lavoro è prima di tutto un rapporto di fiducia. È per questo che lo si trova di più giocando a calcetto che mandando in giro dei curriculum, ha detto agli studenti di un liceo di Bologna. Apriti cielo, si è scatenata un'altra bufera. Eppure sono passati solo 3 mesi da quando, commentando l'immigrazione di massa degli under 30, spiegava: se ne vanno 100.000, ce ne sono 60 milioni qui, sarebbe a dire che i 100.000 bravi e intelligenti se ne sono andati e quelli che sono rimasti qui sono tutti pistola. Permettetemi di contestare questa tesi. Io conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo paese non soffrirà moltissimo a non averli più tra i piedi. In passato altri ministri sono inciampati nel tentativo di proporre una contronarrazione su questo tema. A Tommaso Padoa-Schioppa non venne perdonata l'esortazione «mandiamo i bamboccioni fuori di casa», anche se l'allora ministro dell'economia l'aveva pronunciata mentre presentava delle misure in favore dei ragazzi. Stessa sorte per Elsa Fornero, che introdusse nel vocabolario italiano il termine «ciusi», cioè schizzinosi. I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi. Non è una questione generazionale. Il tabù vale per tutti. Come ricorda il viceministro più giovane del governo Monti, Michel Martone, oggi ricordato per quest'unica uscita. Dobbiamo fare lo sforzo, io mi ci impegnerò, anche di comunicare ai nostri giovani dei messaggi veri, tipo, se a 28 anni non ti sei ancora laureato, sei uno sfigato.